The New Stories. La tua informazione libera. Lo scorso 20 febbraio è scomparso Aniello Ambrosio. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel pomeriggio odierno all'interno di un pozzo a San Giuseppe Vesuviano, provincia di Napoli, non distante dal punto in cui era stato visto per l'ultima volta. Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano e i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo per recuperare la salma del pensionato di 71 anni, che ora è stata messa a disposizione del magistrato di turno presso la procura di Nola per l'autopsia. Le tracce di Aniello Ambrosio si erano perse 3 settimane fa, quando aveva chiesto un passaggio a una donna che, in auto, lo aveva accompagnato fino in prossimità del luogo in cui è stato ritrovato il suo corpo. Da allora, nessuna notizia, fino a oggi pomeriggio, quando è giunta la segnalazione di un cadavere all'interno di un pozzo. Sul posto si sono recati anche alcuni familiari che hanno riconosciuto gli abiti indossati dal 71enne. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.